ritorniamo qui dalla Media Plaza, diamo il benvenuto a Giorgio Fraternale, buongiorno. Buongiorno. Chairman della UNGM, United Nations Global Marketplace, e anche Procurement of ILO. Director of Procurement in ILO, in Geneva. Allora. Bene, allora iniziamo con l'italiano, poi sì. Andiamo anche a soddisfare con l'inglese l'interesse e la curiosità degli stranieri. Allora, intanto la presenza della vostra agenzia qui. Beh, diciamo che noi abbiamo firmato un accordo di cooperazione con le Camere di Commercio, con il World Chamber, anni fa, mi pare in 2005-2006. In Kuala Lumpur, intanto che United Nations Global Marketplace e Segretariato delle Nazioni Unite di New York. Quindi è un po' la continuazione di questa cooperazione che è iniziata anni fa e siamo presenti con il nostro stand per spiegare cosa facciamo e quali servizi possiamo offrire alla International Business Community. Ecco, inquadriamo le attività che fornite. Allora, la UNGM è in pratica il solo portale web che è stato creato in seguito a tre risoluzioni dell'Assemblea Generale del Segretariato delle Nazioni Unite, che voleva appunto avere una specie di tool, di utensile digitale per dar modo a tutte le imprese che volessero registrarsi come fornitori potenziali delle Nazioni Unite di farlo in un solo sito e attraverso un solo processo, in pratica evitando di registrarsi con tutte le agenzie delle Nazioni Unite e Dio sa se ce ne sono. E l'altro scopo principale era di assicurare trasparenza alle business opportunity, a tutti gli appalti delle Nazioni Unite, pubblicandoli in questo sito. E di fatto oggi tutte le maggiori gare, le maggiori appalti delle Nazioni Unite di qualunque agenzia sono pubblicati gratuitamente nel nostro sito e sono visibili gratuitamente a tutte le imprese che ne volessero prendere conoscenza. Quindi, diciamo, riguardo al primo punto, una sorta di attività che va a battere un po' la burocrazia eccessiva. Beh sì, perché evita, ci dà efficienza ed evita a un'impresa di dover rifare lo stesso processo con tante agenzie quante ne abbiamo, con in più la difficoltà poi di tenere a giorno i dati, perché a volte cambiano i telefoni, gli indirizzi, il nome della contact person, anziché farlo 35 volte lo fa in un solo sito ed è visibile a tutti. Allora, per invece gli utenti stranieri andiamo anche a ripetere, allora, what's the meaning of your presence here in Turin? Ok, basically I'm representing the United Nations Global Marketplace. And what is UNGM? UNGM is an entity that has been created, is a portal, a web-based portal, that has been created as a result of three different resolutions of the General Assembly of the UN Secretariat in New York. And the purpose was to create a tool, a web-based tool, that would allow any international businessman around the world to do mainly two things: to access information about current business opportunities through publication of tenders that we ensure in the web, in the UNGM, and also to register as a potential supplier for every organization of the UN in one process. So in just one go, you can become you become visible to every procurement division department of the UN system. It's also a lot easier to maintain the information, because if there is a change of addresses, focal points or names or whatsoever, you do it only once and you don't have to do it in 25 or 35 different places. This UNGM at the moment is basically, it covers all the United Nations agencies and organizations. And we publish every major tender, and I would say during the last year we have achieved quite an incredible result, which is to make the whole UN procurement process transparent, because all major tenders of the United Nations are published in UNGM. Okay, in general, what do you think about this Congress? Well, this is the, let's say, the continuation of a cooperation we started many years ago when we signed a cooperation agreement with the World Chamber Congress in Kuala Lumpur in Malaysia.
The agreement was signed by the UN Secretariat and also UNGM, and since then we are cooperating because there is a clear interest in interfacing and working together to achieve those results. Last question is about Turin. What do you think about this town? Well, it's a city that I come to like for different reasons. I was there several times. I enjoy the food. I like the weather. Actually, my favorite aspect of Turin is the cafe. You got the most incredible cafe of Italy, all absolutely wonderful, and with basically some kind of surprising welcome every time you go through the door. And working in places that are more Calvinistic, like in Geneva, well, you don't see this kind of richness. Thank you. Bene. Allora, abbiamo un po' soddisfatto le esigenze dei vari utenti, sia di lingua italiana che di lingua inglese. Allora, andiamo a congedare. Intanto ringraziamo per essere stato qui al Media Plaza. Giorgio Fraternale, grazie. Prego. Ricordiamolo ancora, chairman della United Nations Global Marketplace. Bene, con questo è tutto. A tra poco.